Salve a tutti i nostri gentili spettatori, benvenuti, ben ritrovati a questo decimo appuntamento di Polis, il primo piano sulla politica di Come Don Chisciotte, una puntata che abbiamo deciso di dedicare all'analisi della strumentalizzazione che il governo Meloni ha fatto del caso della povera bimba Indi Gregory, una bambina che ha mobilitato l'intero mainstream e le istituzioni nostrane, invece, che invece diciamo lasciano morire nell'indifferenza generale migliaia e migliaia di innocenti, tra cui anche bambini in Palestina, nella striscia di Gaza, come sapete. Quindi, insomma, una puntata dedicata ai due pesi e alle due misure del governo Meloni sulla questione giovani innocenti. E io sono Massimo Antonino Cascone e questa è la nostra sigla. Partiamo subito con la nostra carrellata settimanale di quelle che sono le notizie e gli aggiornamenti principali e partiamo dalla legge di bilancio, perché dopo una serie di modifiche su alcuni punti, modifiche fatte nel corso degli scorsi giorni, a tenere maggiormente banco ora è la norma sul taglio delle pensioni di medici e statali. Un provvedimento che il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha ritenuto necessario in sede di studio della finanziaria per superare la valutazione delle agenzie di rating. Quindi è più importante la valutazione dell'agenzia di rating piuttosto che le pensioni dei nostri medici e dei dipendenti pubblici. Ebbene, però, le forti proteste stanno ora spingendo il governo a rimodulare questo articolo della legge di bilancio, l'articolo 33 riguardante le pensioni degli statali, sul quale si è addirittura avanzata l'ombra di un profilo di incostituzionalità. Al riguardo, il sindacato dei medici e dei dirigenti sanitari italiani, ANANAO Assomed, ha dichiarato uno sciopero per il 5 dicembre. Scioperi che riguardano la legge di bilancio sono stati indetti già per il mese di novembre anche dai tre grandi sindacati generali, tutti contrari al testo approvato dal Consiglio dei Ministri. La CISL ha annunciato che scenderà in piazza il 25 novembre, mentre CGIL e UIL hanno indetto 5 giornate di mobilitazione a partire dal 17 novembre, a partire da Roma, dando vita a un vero e proprio scontro istituzionale con il vice premier Matteo Salvini. Infatti, il 14 ottobre Salvini ha firmato un'ordinanza di precettazione dello sciopero per quanto riguarda il settore dei trasporti, riducendo a sole 4 ore, dalle 24 annunciate da Landini, la mobilitazione. La risposta del segretario generale della CISL però è stata perentoria e infatti lui ha giudicato come atto di assoluta gravità la limitazione del diritto di sciopero voluta dal leader della Lega. Evento, ha detto Landini, mai successo prima. Segretario generale della CISL che ha confermato anche lo sciopero generale, facendolo rimanere in vigore per la giornata del 17 per tutte e 24 ore, nonché tante altre giornate di mobilitazione che seguiranno nelle prossime settimane in varie regioni d'Italia. A protestare, ma per motivi del tutto diversi, sono anche gli studenti e gli intellettuali italiani, totalmente contrari alla linea politica che il governo sta mantenendo rispetto a quanto sta avvenendo, come dicevamo prima, nella striscia di Gaza. I primi a mobilitarsi sono stati gli studenti di Napoli che a partire dal 6 novembre e per un'intera settimana hanno occupato l'Università L'Orientale. Poi li hanno seguiti gli studenti di Roma che hanno occupato la Facoltà di Scienze Politiche. In altre città universitarie, invece come Milano, Venezia, Padova e Pisa, gli studenti si sono attivati con sit-in, manifestazioni e esposizioni di striscioni pro-Palestina. Parallelamente, anche gli accademici si sono mobilitati e lo hanno fatto attraverso un appello che ha superato le 3.000 firme, dove viene chiesto da un lato il cessate il fuoco e dall'altro lato lo stop alla collaborazione tra gli atenei italiani e quelli israeliani.
Una presa di posizione chiara, quella della cittadinanza, come stiamo dicendo, che però non trova accoglienza neanche nei partiti d'opposizione, come conferma la richiesta del PD di evitare l'esposizione di bandiere palestinesi nella manifestazione tenutasi il 12 novembre a Roma, manifestazione incentrata sull'opposizione alla riforma costituzionale voluta da Giorgia Meloni, di cui abbiamo a lungo parlato nella precedente puntata. A presenziare, anche solo per pochi minuti, nella piazza di Elish Line c'era anche il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, che ha ribadito la possibilità di un dialogo tra le due forze sui temi condivisi. Sul premierato, che è uno dei temi ovviamente condivisi dalle forze di opposizione, però la nostra Premier nel frattempo non sembra temere la mancanza di una maggioranza dei 2/3 in Parlamento per evitare il referendum, giocando d'anticipo e lanciando fin da ora la campagna di promozione della riforma in pasto all'opinione pubblica. A non spaventarla, inoltre, non è neanche il suo clone digitale che il PD ha utilizzato la scorsa settimana durante la presentazione di un disegno di legge in tema di innovazione e sviluppo tecnologico. D'altronde, come sappiamo, la nostra Premier ha dimostrato di aver preso a cuore il tema della digitalizzazione dell'intelligenza artificiale, come abbiamo commentato anche nella precedente puntata, e come dimostra anche la volontà di questo esecutivo di innalzare i limiti di cautela nei riguardi delle onde elettromagnetiche, in barba ovviamente alla salute degli italiani. Dalle opposizioni non è montata una particolare protesta. Insomma, tutti uniti in nome di un progresso che presto ci annienterà se non corriamo ai ripari. Chiudiamo infine con qualche aggiornamento in campo europeo. La commissaria per gli affari interni della Commissione europea, nella giornata di mercoledì 15 novembre, ha dichiarato che l'accordo tra Italia e Albania sulla migrazione non viola il diritto dell'Unione europea, dando quindi l'ok ai due centri che l'Italia vorrà, diciamo, costruirà in Albania. La Commissione europea ha inoltre raccomandato al Consiglio europeo di aprire ufficialmente i negoziati per l'adesione di Ucraina, Moldavia e Bosnia. Draghi è tornato a parlare della situazione dell'Unione europea, rilasciando un'intervista al Financial Times, dove si è concentrato soprattutto sul rischio di recessione che incombe sulle economie dei paesi europei e riempiendosi la bocca con la solita retorica dei nostri valori condivisi, che devono essere difesi dai nemici giurati della democrazia come Russia e Siria. Ritorna infine prepotentemente al centro del dibattito europeo la questione del patto di stabilità e delle nuove regole che gli stati devono approvare. Come sappiamo, la posizione dell'Italia sul tema è tutt'altro che favorevole. Seguiremo gli aggiornamenti nelle prossime puntate. Queste erano notizie della settimana, adesso il servizio di puntata. È morta all'1:45 ora inglese di lunedì 13 novembre la piccola Indy Gregory, alla quale i medici di Nottingham avevano staccato i supporti vitali. È morta per volontà dei giudici inglesi che avevano respinto l'appello dei genitori e impedito il trasferimento in Italia all'ospedale Bambino Gesù di Roma. È morta, nonostante l'appello formale di Giorgia Meloni al governo di Sunak, preceduto dalla concessione d'urgenza della cittadinanza italiana alla bambina, per facilitarne l'arrivo. Una storia che ha lasciato tutti con il fiato sospeso e la tristezza nel cuore, grazie all'importante lavoro dei nostri media, che hanno tenuto il pubblico aggiornato costantemente sugli sviluppi della vicenda. Com'è bello vedere la mobilitazione del mondo dell'informazione così forte quando in ballo c'è la vita dei più deboli e indifesi. I più piccoli. Sarebbe ancora più bello però se questa stessa energia venisse indirizzata anche nei confronti della tragedia umanitaria che sta avvenendo a Gaza. Sono più di 11.000 infatti i morti dopo oltre un mese di conflitto, di cui quasi la metà bambini innocenti. Bambini la cui unica colpa è stata quella di nascere in un territorio che da oltre 50 anni subisce un'illegittima e violenta occupazione. Per loro nessuna parola è stata spesa dal governo italiano, complice come tutto l'Occidente del genocidio messo in atto da Netanyahu. Nessun appello formale, nessuna ferma presa di posizione. Dalla parte dei più deboli solo quando conviene, solo quando il caso può essere strumentalizzato mediaticamente, per distrarre dal menefreghismo istituzionale rispetto a quanto sta avvenendo nel Medio Oriente.
Un atteggiamento, quello dell'esecutivo, che d'altronde rispecchia quello dell'intero Parlamento italiano, come dimostra il divieto di esporre bandiere della Palestina imposto dalla segreteria del PD ai manifestanti scesi in piazza il 12 novembre. Solo finte e vuote bandiere della pace. La cittadinanza corre ai ripari e, come può, si mobilita. Dopo le grandi manifestazioni che da nord a sud hanno espresso chiaro sostegno al popolo palestinese, gli studenti hanno iniziato a occupare gli Atenei e migliaia di intellettuali hanno chiesto al mondo della cultura di prendere posizione contro Israele. Purtroppo i nostri rappresentanti fanno orecchie da mercante. Eccoci ritornati in studio, allora saluto subito i miei cari amici e ospiti, oramai da tante puntate insieme, il professor Luca Lanzalaco e l'avvocato costituzionalista Umberto Luce. Buonasera a tutti. Salve, buonasera. Allora, come dicevo all'inizio, nella presentazione di questa puntata, due pesi e due misure del governo per quanto riguarda i più piccoli e più indifesi, i bambini. Un caso mediatico, quello che è stato montato intorno alla scomparsa di Gregory, che insomma distrae l'opinione pubblica rispetto al massacro, al genocidio, come si dice nel servizio, che si sta compiendo sulla striscia di Gaza, nella striscia di Gaza. Ci sono varie frange della cittadinanza che si sta mobilitando, abbiamo parlato degli studenti che occupano delle università, degli intellettuali, ma a mobilitarsi sono anche i portuali di Genova. Allora, prima di darvi la parola, andrei subito con il contenuto numero uno. Prego, Giulio. Oh, mia, la lua. E ora blocchiamo tutto, mia. Alle 6 si lavora meglio, quindi sembra che ci sia tanta gente. Visto che ci sono anche i numeri, abbiamo deciso di bloccare anche il varco di via Albertazzi, che non era in programma, devo essere sincero. Aspettiamo 8:30 che e vediamo se riusciamo a spostarci in corteo sotto la ZIL. Contro quello che è il sistema bellico, quindi il trasporto di armi tramite i porti civili, e quelli che sono le guerre foraggiate appunto da questi traffici qua. Siamo qui oggi perché il porto è uno degli snodi principali della logistica di guerra, è uno dei punti che rende possibili le guerre e i massacri, non solamente quello che succede a Gaza, ma tutte le guerre. Di qui passano le armi, di qui passano gli esplosivi, di qui passano i mezzi militari. E se di qui passano le armi, di qui passano anche i profitti di chi la guerra le rende possibili. Le fabbriche d'armi danno enormi profitti, si arricchiscono sulla pelle dei morti ammazzati. Non ci vengano più a raccontare che bisogna produrre mine, che bisogna produrre carri armati e che bisogna lasciarli passare perché questo è lavoro. Vogliamo lavorare in pace e nel rispetto della vita. Il problema sono i civili, non possiamo rimanere in silenzio davanti alla morte di 4.000 bambini e di oltre 10.000 civili. Questo è il punto fondamentale. La situazione adesso in Gaza è devastante. Da una parte noi cerchiamo di aiutare le persone, dall'altra c'è una continua produzione di armi e rifornimento di armi in ogni dove. Noi ci abbiamo passato 12 anni della nostra vita a Gaza e questa è la realtà. Era una prigione a cielo aperto. Il business della guerra è un business enorme, non solo per la vendita di armi, ma per la vendita di armi, per la distruzione e la ricostruzione, perché c'è la gara a chi ricostruisce. Questo noi dobbiamo porre fine a questo sistema. Stiamo assistendo in diretta, senza bisogno di leggerlo su qualche libro di storia, ad una nuova Nakba. Gli unici due comportamenti umani che mi vengono in mente sono o agire o piangere. Fascista, stato terrorista.
Stato terrorista! Assassini! Assassini! Ecco, sono immagini molto, molto chiare che diciamo, parlano da sole. E, Umberto, parto da te, perché noi viviamo in un paese che ufficialmente all'articolo 11 della sua Costituzione ripudia la guerra come strumento di offesa, e penso che lì a Gaza ad essere offesi ancora in questo momento siano tantissime persone. Però il nostro governo prima di tutto si è astenuto sul cessate il fuoco in Palestina chiesto dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il nostro governo insieme ad altri paesi europei e ovviamente, se non sbaglio, anche agli Stati Uniti, che forse sono addirittura opposti. E poi, come vedevamo in questo video, come spiegavano i portuali, attraverso la logistica invia armi lì, in Israele. E tu come giudichi questa situazione, come giudichi questa volontà del governo italiano, insomma, di ripetere anche in maniera forse più grave quello che è stato il periodo del conflitto tra Ucraina e Russia? Questo è uno dei tanti esempi che in qualche modo dimostra come i valori costituzionali devono essere in qualche modo incarnati nella coscienza civile e quindi diciamo pretesi dalla partecipazione attiva della cittadinanza alla vita politica di un paese, perché neppure neppure mettere nero su bianco in una costituzione rigida un certo tipo di principi in qualche modo è una garanzia della sacralità di tali principi, perché purtroppo, o anche per fortuna in certi casi, col tempo la sensibilità politica civile di un paese si modifica e sottilmente vengono introdotte delle modifiche che seppure non toccano in maniera formale certi diritti, lo fanno poi nella pratica. E come dicevi giustamente te, l'articolo 11 della nostra Costituzione in qualche modo esprime una posizione radicalmente pacifista, cioè l'Italia ripudia la guerra, e quindi un ripudio totale, la guerra come strumento, no, di risoluzione delle controversie internazionali, è una dichiarazione politica assolutamente forte, perché non lascia spazio a una guerra giusta o a una guerra in qualche modo giustificata, e, sotto vari aspetti. Quindi questo ci porterebbe a ritenere che l'Italia dovrebbe costituzionalmente astenersi dal partecipare a guerre, ad armare paesi belligeranti, e questo evidentemente non è stata l'esperienza italiana degli ultimi anni, perché comunque l'Italia, diciamo, anche solo dal 2001 in poi, ha partecipato a tutte le operazioni militari che in qualche modo l'Occidente ha intrapreso in giro per il mondo, anche se le chiamate missioni di pace, esportazioni della democrazia, eccetera, di fatto sono guerre a cui l'Italia ha partecipato, nonostante la sua Costituzione ripudi la guerra come strumento di soluzione delle controversie internazionali. E questo deve in qualche modo porci di fronte a tutti noi come cittadini davanti all'importanza della politica, in qualche modo di non abdicare da essa e quindi dal pretendere che il proprio paese attenga alla propria
Costituzione. E anche questa astensione, no, dell'Italia da questa richiesta di cessate il fuoco stride come unghie sulla lavagna della pace, diciamo, perché diciamo è una ferita inferta non solo sulla carne di migliaia e migliaia di civili che in questo momento si trovano a subire un massacro, ma anche appunto sulle parole della nostra Costituzione. Tanto più in un momento in cui è sempre più palese l'intenzione di un paese di sfrattare un'intera popolazione da una regione. E quindi in un momento in cui la guerra rivela il suo lato più violento e più disumano in un certo senso, e in cui appare come una cieca vendetta e non un'operazione effettivamente così capillare di colpire terroristi, no? Quindi ecco, sì, questa astensione dell'Italia dalla richiesta di cessate il fuoco, insieme a questi divieti, no, di esporre le bandiere palestinesi, che in qualche modo sembrano quasi una rimozione freudiana di un senso di colpa, no? Nel senso che comunque tutta la partecipazione o tutte le avventure belliche dell'Occidente degli ultimi anni, ma non solo, in realtà un principio antico come il mondo, si basa su questa disneyana profilazione dell'altro come cattivo assoluto, profilazione ovviamente semplicistica, ma che ci permette, no, di passare a noi come dei buoni assoluti, e questo per giustificare delle violenze su anche una popolazione che comunque è sempre innocente rispetto a comunque le politiche internazionali, no? Quindi in questo modo però è evidente che quando poi, no, quello che ci ritorna è un volto così violento, allora l'Occidente non ha altri strumenti narrativi che quello di vietare le bandiere, vietarle allo stadio, vietarle addirittura al PD, da sinistra, no? In teoria il partito che dovrebbe essere la difesa dei lavoratori contro, diciamo, l'aspetto disumano del capitalismo e dell'imperialismo, che vieta le bandiere palestinesi, come si volesse relegare quei colori al proprio inconscio politico per non dover affrontare la difficoltà di guardare allo specchio il volto dell'Occidente e scorgersi qualcosa che di democratico, civile, ha ben poco. Assolutamente, assolutamente. Ed ecco perché forse stride ancora di più poi la mediatizzazione del caso della povera Indy Gregory, insomma. È ovvio che tutte le vite, ci mancherebbe altro, sono importanti, sono fondamentali, bisogna fare il possibile per salvarle, però di fronte poi a 5.000 quasi bambini morti a Gaza nessuno sta alzando un dito, mentre per una sola bambina, per quanto ovviamente anche la sua vita valga più di tutto quanto, si è cercato di smuovere il mondo. Ecco, forse questa mediatizzazione è stata anche da un certo punto di vista voluta, sempre per inconsciamente non riflettere su quello che avveniva dall'altra parte del mondo. Sì, sì, poi lì l'aspetto che ha anche colpito è stato questa sentenza, no? Cioè il fatto di morire per un'anonima e una automatica sentenza, in qualche modo l'aspetto disumano poi è un po' quello,
Però in qualche modo ci ricorda tutte quelle morti decise da altrettante sentenze politiche, perché tutti i genitori e tutti che hanno perso dei figli o i figli che hanno perso dei genitori per decisioni altrettanto disumane. Probabilmente in effetti è quello che dicevi anche tu, cioè è più facile focalizzare questo aspetto, diciamo, concentrandolo su questa vicenda, che in qualche modo paradossalmente ci aiuta a distogliere lo sguardo da quelle immagini che sono assolutamente strazianti e che in qualche modo hanno colpito tutti, tutti in questi giorni, perché davanti a quell'orrore, a quella violenza che nessuno ha degli strumenti per in qualche modo riuscire a accettarlo, comunque per riuscire a inquadrarlo in qualcosa che abbia un senso, in un senso, no, in qualche modo rassicurante. Voglio dire, la guerra in Iraq, in Afghanistan nel 2001, o le guerre dei Balcani anche prima, non ci arrivavano con quella, quel dolore era molto lontano, era molto, non era mai molto mediatizzato. Oggi forse anche per merito o colpa dei strumenti di comunicazione è tutto molto più presente, e l'Occidente forse si sta svegliando di fronte a, diciamo, davanti alle immagini forti e strazianti e traumatiche di un dolore che in qualche modo lo richiama alle proprie responsabilità. E così la mia speranza è che tutto questo dolore in qualche modo serva per rimettere in discussione fortemente e grandemente una situazione in particolare, che è quella che in realtà è decenni che è incandescente, però anche più in generale il modo di essere, di stare in relazione con gli altri, no? Con gli altri, con altri paesi, altre culture, altre visioni politiche, senza un imperialistico bisogno di imporsi o di sfruttare, ecco, credo, spero che tutta questa vicenda, questo dolore in qualche modo ci richiami a un senso di umanità che periodicamente viene messo in crisi e viene testato per vedere forse di cosa siamo fatti e sondare in qualche modo la nostra capacità di comprenderci e di non soccombere davanti ai meccanismi poi automatici e diciamo robotizzanti della violenza, del male anche in un certo senso, che tendono appunto a dipingerci l'altro come un mostro, una bestia, privo di diritti, privo di sentimenti, privo di legami, che siamo come Occidente o come, diciamo, come struttura di potere legittimati a schiacciare per difendere i nostri presunti diritti, le nostre presunte visioni superiori della democrazia o del mercato, dell'economia. E ecco, spero che tutto questo sia un banco di prova, che in qualche modo possa servire per apparecchiare un tavolo più prospero a cui l'intera comunità internazionale si dovrà sedere prima o poi per non, diciamo, scivolare giorno per giorno
senza neanche accorgersene, in una spirale di violenza che poi non può portare altro che a conflitti sempre più ampi, però in un momento in cui la tecnologia ha una capacità distruttiva che probabilmente non siamo neanche in grado di controllare. Il problema allora è che a uno sviluppo delle capacità del fare dell'essere umano non è corrisposto evidentemente uno sviluppo della qualità dell'essere, e quindi semplicemente ci ritroviamo a essere degli esseri umani non così evoluti, civili come ci piace immaginare, ma con capacità distruttive molto superiori a quelle che erano dei nostri progenitori, e questo può essere un pericolo. Ecco. Certo, certo. L'avanzamento tecnologico senza l'avanzamento di consapevolezza dell'essere umano, quello, diciamo, è il problema che hai descritto perfettamente. Ovviamente ci auguriamo che quello che dicevi tu, che tutto ciò abbia un senso, ce l'auguriamo tutti quanti. Professore, vengo da lei perché prendere posizione... Cosa? No, scusate, me l'ho distratto un attimo. No, ci mancherebbe. No, vengo da lei perché a prendere posizione contro questa situazione, contro la guerra e contro la posizione del governo, soprattutto, sono stati sia gli studenti, come dicevamo, ma anche gli accademici. Allora, se Giulio ci può mostrare il contenuto 2, perché si parla di più di 3.000 accademici pro-Palestina, così li chiama Repubblica, sminuendo anche, diciamo, le analisi che si possono fare su quella che è la guerra, che chiedono il cessate il fuoco, ma soprattutto chiedono lo stop alla collaborazione tra gli atenei italiani e quelli israeliani. Ovviamente poi Repubblica ci tiene a sottolineare che è arrivata anche la contropetizione pro-Israele, come tipico del tifo da stadio occidentale quando si parla di queste vicende. Anche noi di Come Don Chisciotte, se possiamo andare con il prossimo contenuto, abbiamo lanciato un appello in cui però abbiamo tenuto fuori quella che è la vicenda dell'interruzione dei rapporti tra le accademie italiane e quelle europee e quelle israeliane, perché riteniamo che, insomma, la cultura debba essere messa al di fuori dello scontro politico e dello scontro militare. Ecco, lei che comunque, insomma, incarna la figura anche dell'accademico da un certo punto di vista, oltre che dell'intellettuale, e che cosa ne pensa di questa cittadinanza che cerca di fare il possibile per contrastare la posizione del governo e anche poi della petizione lanciata da questi 3.000 accademici? Allora, sulla richiesta di un cessate il fuoco non si può essere altro che d'accordo, anche perché, no, c'è il modo di dire: non si spara sulla Croce Rossa, qua si sta sparando sulla Croce Rossa, sull'ambulanza, sugli ospedali, bambini, malati, anziani e di tutte e di più. Quindi il cessate il fuoco, il pacifismo integrale è in questo momento, e poi arrivo anche, spiego perché, è di grande attualità soprattutto per il nostro paese, è fuori discussione. Sono invece contrario all'interruzione con rapporti con le istituzioni accademiche israeliane, così come ero contrario all'interruzione con rapporti con le istituzioni accademiche russe, perché l'università, lo dice lo stesso nome, deve essere universale, cioè quindi poteva esserci una richiesta, no, di prendete posizione, spiegateci, venite qui a dire, ne parliamo, ma l'interruzione di un dialogo culturale è l'ultima cosa che sa da fare. Proprio è intrinsecamente sbagliato, oltre che francamente inutile, perché sul fatto che gli atenei italiani e quelli israeliani non abbiano più contatti, penso che siamo ai confini dell'irrilevanza a livello geopolitico e di quanto si sta scatenando su quello che alla nostra premier piace chiamare il globo terracqueo. E sul governo, sì, certo, la posizione del governo
è una posizione, non ripeto quello che è già stato detto, una posizione pilatesca, una posizione che ha dettato appunto l'astensione, ma alla dichiarazione dell'ONU di 120 paesi, è una posizione strumentale, per cui appunto la piccola Indy andava salvata a tutti i costi, le è stata data cittadinanza. Perché? Perché chiaramente c'erano dietro i movimenti pro-life, pro-vita, che hanno un ruolo importante per questo governo, ma delle migliaia di bambini palestinesi non si è parlato, così come rapidamente si è data la cittadinanza a questa povera bambina, ma non si vuol dar cittadinanza alle centinaia, se non migliaia, penso ormai, di bambini, di immigrati in Italia. Sono bambini nati in Italia, parlano perfettamente l'italiano, i loro genitori non spacciano sempre droga, ma lavorano nelle fabbriche, negli ospedali, pagano le tasse, ma a questi bambini non si dà la cittadinanza. E quindi ecco un atteggiamento strumentale e vergognoso, direi, vergognoso, perché su certe cose non si scherza e non si utilizzano strumentalmente. Ma è un atteggiamento ancora più vergognoso quello del governo, è una cosa di oggi, di 5-6 ore fa, è una, dunque è una dichiarazione che si trova, o meglio, il video si trova sul sito del fattoquotidiano.it ed è l'audizione che l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, niente proprio di meno che capo di Stato Maggiore dell'Esercito, ha rilasciato alla Commissione Affari Esteri del Senato, in appoggio a una dichiarazione fatta 24 ore fa dal ministro Crosetto sulla necessità di costituire, io vorrei creare subito un contrasto con le immagini della manifestazione di Genova. Crosetto dice di costituire, e l'ammiraglio ovviamente lo appoggia, un corpo di riservisti in Italia, un corpo di riservisti con forme di addestramento periodiche, l'ammiraglio ci ha tenuto a dire non invasive, riservate a fasce, quelle di addestramento diretto a fasce giovani della popolazione. Quindi, caro Massimo Cascone, tra poco ti vedremo. ma l'ammiraglio dice non solo, perché anche noi possiamo, anche noi più anziani, possiamo stare in seconda linea. Quindi è una militarizzazione diffusa della società. Ecco, io vorrei far presente che Guido Crosetto, che fra l'altro rischiamo di trovarci come prossimo Presidente della Repubblica, è un potente lobbista, è stato un potente lobbista degli produttori di armi, e se non sbaglio, qua però potrei sbagliarmi, il figlio è proprietario, titolare o comunque nel consiglio di amministrazione di un'impresa che produce armi. Allora, ecco, qua ormai la questione della difesa, vi ricordate che l'ha evocata anche Mario Draghi nel suo pezzo che io ho criticato sul blog, il suo pezzo sull'Economist del 6 settembre. Ecco, Mario Draghi ha posto la difesa come una emergenza a cui far fronte. Ora, ci sono i cinghiali, ci sono i leoni che girano per COVID, però emergenze, e invece questi signori stanno creando l'emergenza della difesa e un corpo di riservisti, quindi una militarizzazione diffusa, capillare nella società dell'esercito. Quindi non siamo più solo ai generali, no? Figliuolo, Fantacci, qua si parla nelle ultime ore di qualcosa di molto più
serio, di molto più grave, perché, ecco, qua cito testuali parole del grande e purtroppo scomparso Giulietto Chiesa: questi signori stanno preparando la terza guerra mondiale. Questo è quello che stanno facendo questi signori, e si stanno attrezzando. Parlano di difesa come emergenze insieme, notate la digitalizzazione, come si facciano a mettere assieme le due cose, io non l'ho ancora capito, sto cercando di capirlo, ma non l'ho capito. Se voi guardate, per esempio, non so, la pubblicità del fondo Von Eich, appare spesso prima dei filmati, dei video su YouTube, uno dei titoli della Von Eich è proprio sulla difesa, investite in difesa. Poi investite anche in digitalizzazione e transizione verde, un mondo migliore, più verde e più insanguinato. Ecco, questi signori stanno preparando la guerra, si stanno attrezzando. E quindi davanti a questo io penso che il pacifismo, che a me piace chiamare pacifismo integrale, senza né se né ma, non può più essere solo un grido, no, di anime belle, anime pie, anime belle, che rifiutano la violenza, ma deve diventare una politica concreta, fatta di azioni collettive concrete, come quelle di quei 500, li chiamo partigiani di Genova, che hanno bloccato gli automezzi. Ecco, quelle sono le azioni, cioè ci vuole la guerra non è un evento, cioè non è come la grandine, oddio, aggrandinato, no, la guerra la stanno costruendo passo dopo passo e la chiamano difesa. Ecco, io penso che a questo noi dovremo dedicare molta molta attenzione. Assolutamente, assolutamente, anzi la ringrazio per averci dato questa notizia delle ultime ore, veramente veramente preoccupante. Ovviamente condivido appieno un'analisi che ha fatto, tra l'altro la Leonardo, che sappiamo essere l'azienda produttrice di armi in Italia, ha anche attivato attraverso varie fondazioni una serie di programmi con scuole e università, quindi la militarizzazione che entra a tutti i livelli della società civile. E questo è molto preoccupante, quindi ci vuole anche, secondo me, consapevolezza nelle azioni di pacifismo che in qualche modo in tutta Italia debbono essere fatte, perché come diceva lei, le semplici manifestazioni oramai non bastano più, ci vuole consapevolezza di dove intervenire e come farlo, come ad esempio i portuali genovesi. E, così Massimo Cascone può rimanere fra di noi. Mannaggia. Allora passiamo a una seconda domanda, che in questo caso, essendo, diciamo, questa questione dei due pesi e due misure della guerra l'argomento centrale, come secondo argomento poi abbiamo lasciato la possibilità per ognuno di voi di intervenire su quella che reputa essere qualche altra notizia interessante durante la settimana, insomma, letta o approfondita, tra quelle che ho citato all'inizio o anche oltre. Umberto, parto da te. Di cos'altro ci vuoi parlare? Io così, molto brevemente, ma porterei all'attenzione di tutti notizie che ho letto negli ultimi giorni, secondo cui fonti politiche in qualche modo stanno pronosticando a breve un nuovo governo Draghi. E, ecco, ho notato che questo insomma, queste prime voci, no, che portano, diciamo, un ritorno politico di Draghi sulla scena italiana, curiosamente, diciamo, vanno a coincidere, no, con le date, in particolare con la data 17 novembre, che è la data in cui Moody's dovrà fare un rating dell'Italia, quindi del BTP fondamentalmente, no? Perché l'Italia rischia di essere declassata come titolo spazzatura,
E se fosse così ci sarebbe un concretissimo rischio spread come nel 2011. E allora ho trovato curioso questo parallelismo, cioè nel 2011 fu lo spread, comunque manovre economiche a far cadere Berlusconi, a portare Monti. Vuoi mai che nel 2023 un nuovo diciamo, problema spread dovuto al declassamento di Moody's ci porta a una caduta del governo e a un nuovo governo tecnico sotto Draghi? Non lo so, vedremo. Comunque venerdì 17, data di base non totalmente fausta per chi è superstizioso, diciamo il titolo italiano è appeso, no, a sopra di sé la spada di Damocle dell'agenzia di rating Moody's, perché ovviamente se Moody's declassa l'Italia a spazzatura aumentano i tassi di interesse, per cui il debito pubblico italiano diventa più difficilmente gestibile, e inoltre diventerebbe molto più difficile per l'Italia finanziarsi sui mercati. Quindi, tra l'altro, questo porterebbe lo spettro MES, sarebbe comunque di fatto un forte incentivo, mettiamola così, per l'Italia, per adempiere alle firme dei trattati, diciamo, che in qualche modo l'intera Europa sta attendendo da parte dell'Italia, e così anche un nuovo spettro di governo tecnico. Ecco, io volevo menzionare questa, brevemente, questa possibilità qua. Molto interessante. Quindi tu dici prima della riforma costituzionale, perché poi ricordiamo che tra le norme presenti all'interno della riforma costituzionale, come l'abbiamo analizzata anche la scorsa puntata, ci sarebbe l'impossibilità di instaurare dei governi tecnici, perché nel caso cadesse il governo, soltanto un deputato, insomma un membro dell'esecutivo, comunque del partito di maggioranza, potrebbe andare a ricoprire il ruolo nel caso in cui cadesse, diciamo, il presidente del Consiglio. Quindi Giorgia Meloni cerca di eliminare questi governi tecnici, e tu, insomma, ci porti questa notizia. Bah, secondo me, voglio dire, idealmente sarebbe stato da aspettare la riforma costituzionale. Probabilmente hanno provato, però hanno visto che i tempi vanno per le lunghe, perché probabilmente ci sarà il referendum. L'altro giorno ho letto un'intervista di Calenda che si augurava, diciamo, la responsabilità politica delle varie forze per un governo di larghe futuro, delle grandi coalizioni. Quindi, ecco, vuol dire, il governo tecnico puro alla Monti magari lo ricordo tra virgolette del passato, però ci possiamo aspettare che magari chiamati a miglior consiglio delle responsabilità internazionali, le forze politiche, no, dimostrino responsabilità politica nell'individuare un candidato comune, magari la figura di Draghi, che mette d'accordo uno spettro più ampio politico, e in qualche modo a quel punto sarebbe legittimato non solo dal punto di vista tecnico, ma cioè sarebbe un governo tecnico mascherato da, o meglio, sarebbe un governo politico però mascherato da tecnico in un certo senso, o viceversa. Però voglio dire, magari così, oppure magari con manovre legate all'aumento dello spread e alla difficoltà di finanziarsi sui mercati, eccetera, un tentativo di far cadere il governo prima della riforma costituzionale, e in questo modo ci sarebbe comunque ancora la possibilità di un governo tecnico nominato dal Presidente della Repubblica a prescindere dall'espressione politica, ecco. Certo. Magari proprio per firmare il MES che la Meloni in pratica non vuol firmare, ecco. Magari stanno, diciamo, chi di dovere sta pensando che alla fine la Meloni non verrà convinta, non affermerà, e allora si stanno cominciando magari a preparare come Monti è servito a inserire il pareggio di bilancio in Costituzione, visto che Berlusconi non lo voleva fare, non mi stupirebbe, ecco, che in qualche modo la Meloni venisse archiviata per un governo tecnico che avesse la unica
l'unico compito quello di firmare questo detto MES, che poi avrà comunque in quel caso una rilevanza sulla politica italiana negli anni anche a venire, ecco, diventerebbe un passo importante. Quindi, detto questo, non la metto come possibilità, cioè la storia poi segue i percorsi suoi e difficilmente chi fa previsioni ci azzecca precisamente, però ecco, ho trovato curioso questo timing, diciamo, fra queste voci di ritorno di Draghi e così le scadenze per il rating e quindi questo già rischio BTP, questo rischio spread, no, che viene già in qualche modo preconizzato in un momento così delicato. Certo, tra l'altro poi Draghi, come dicevo all'inizio, è ritornato proprio a parlare la settimana scorsa tramite il Financial Times, quindi cerca di stare sempre sulla cresta dell'onda anche lui. Professor Lanzalaco, anche per lei la stessa domanda. C'è qualche altra notizia che ha approfondito e di cui ci volete mettere al corrente? Ma due spunti più che notizie, sì, vere e proprie. Primo spunto è questo. Ho come l'impressione che si collega a quello che è stato appena detto. Si stia creando una sorta di divisione del lavoro all'interno del governo. Cioè Giorgia Meloni, oltre a cambiare taglio di capelli, ma sappiamo che le donne quando interrompono un rapporto sentimentale cambiano pettinatura, lei l'ha fatto, ma oltre a questo che cosa ha, si occupa delle questioni internazionali, gira per il mondo e fra l'altro risulta che stia spendendo quantità di soldi incredibili. E lascia invece i ministri a fare, i suoi ministri a fare il lavoro sporco. Quindi abbiamo il povero Giorgetti che non sa più da che parte girarsi per stare in Europa e comunque rispettare degli impegni presi con l'elettorato, Salvini che ormai è incontinente e sta creando incontenibile, più che incontinente, scusate, sta creando grossi problemi alla Meloni stessa, perché con queste sue posizioni, dopo torno sul punto, per esempio sugli scioperi, sta creando una tensione sociale che non sarà facile da gestire. Quindi sembra che ci sia una divisione del lavoro. La Meloni si occupa dell'arena internazionale e lascia che i suoi ministri, e fra l'altro ecco, questo fatto che lei si occupi dell'arena internazionale penso crei qualche problema esistenziale a Tajani, che si domanderà: ma io perché esisto, che ci sto a fare? Ecco, perché non... E sull'arena invece nazionale lascia briglia sciolta o quasi ai suoi ministri, e quando cerca invece di tirare la mordacchia dicendo non si presentano emendamenti, ecco, questo suscita sulla finanziaria, ecco, questo suscita non pochi dissensi. Quindi prima cosa che mi ha colpito, e mi domando se sia casuale, ovvero semplicemente che alla signora piaccia girare e conoscere persone, fare cose, vedere gente, o se invece sia voluto. Se fosse voluto, allora potrebbe starci proprio quel discorso di prima, cioè lascio che la situazione a livello nazionale deteriori in modo tale che poi arrivi l'uomo della salvezza, cioè Mario Draghi. E quindi primo punto. Secondo punto, meno diciamo frivolo, meno così, è questo, cioè all'inizio io per primo all'interno di come Don Chisciotte, non in Italia, però io per primo ho condannato, stigmatizzato il modo in cui Elie Schlein aveva condotto la campagna elettorale, fascismo, 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 la Meloni è fascista, e avevo anche scritto sul blog un pezzo dove diceva, insomma, no, non è questo il modo per, eccetera, eccetera. Però i fatti iniziano a, e bisogna sempre attenersi ai fatti, no?
Ecco, iniziano a farci venire il dubbio, ahimè, che Elie Schlein qualcosina di giusto l'avesse intravisto, perché se noi guardiamo fatti recenti, cioè sono sulle pagine dei giornali, non è gossip, le epurazioni televisive che ci sono state, per esempio, con effetti negativi sulla RAI, fra l'altro, pare disastrosi, ma comunque le epurazioni ci sono state. Il tentativo, cioè la proposta, che tentativo? Proposta di riforma costituzionale che ha un carattere fortemente accentratore, no? Tutto il potere nelle mani di un solo uomo, una sola donna, un uomo solo al comando, il capo, il duce, perché quelle sono le radici di Giorgia Meloni, ne abbiamo già parlato. E questo atteggiamento di Salvini, piuttosto pesante, grave nei confronti dei sindacati, e questa precettazione. C'è stata oggi pomeriggio una conferenza stampa molto dura, dove hanno preso posizioni molto dure sia Landini, che volevo precisare, Landini è segretario della CGIL, non della CIS, e Bombardieri, sì, della UIL. È stato il mio refuso. Sì, ecco, sì, è un regalo alla CIS, perché invece la CIS si è appiattita sulle posizioni. Comunque, è una posizione che, a parte i cavilli di tipo giuridico, però è la prima volta che c'è un attacco così serio, così duro al diritto di sciopero, e fra l'altro è stata preannunciata anche non solo da Salvini, ma anche dalla Presidente della Commissione di Vigilanza, l'idea di rivedere la normativa sugli scioperi. E infine, se vogliamo metterci anche l'uscita di Crosetto appunto sui riservisti, io penso che qua il governo si stia spostando rapidamente oltre una linea, non la chiamerei rossa, la chiamerei nera, oltre una linea nera che non è più tollerabile. Forse inizia a scattare un allarme democrazia, cioè stiamo attenti, perché qui per ricordare l'analogia tanto cara all'avvocato Fusillo, la finestra di Overton si sta spostando molto rapidamente, cioè quello che qualche mese fa sembrava impensabile oggi si sta invece realizzando. Ecco, quindi direi stiamo attenti, perché non solo rischi di involuzione, non dico autoritaria ma non democratica, no? Le post-democrazie, ma stiamo anche attenti perché c'è il rischio che, e qua conclude, mi riallaccio a quanto diceva Umberto Del Noce prima, stiamo attenti perché il rischio è quello che il governo tecnico diventi l'ultima spiaggia, cioè pur di evitare un'involuzione non democratica, meglio un governo tecnico, e il PD arriverebbe di corsa, ovviamente. Quindi ecco, direi che se mettiamo in fila quanto successo nelle ultime settimane, c'è da preoccuparsi. Assolutamente. Non è il massimo chiudere la puntata con una preoccupazione di questo tipo, ma è chiaro che l'analisi che lei ha fatto è molto molto concreta e valida. Quindi preoccupiamoci, ovviamente noi seguiremo questi sviluppi cercando di informare il più possibile le persone, i nostri ascoltatori, i nostri spettatori su questo rischio che si fa sempre più concreto. Grazie mille per essere stati con me anche stasera. Grazie a voi. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Grazie ovviamente anche ai nostri spettatori. Ci vediamo la settimana prossima. Sì, direi anche grazie, è il rituale, però grazie a Giulio, alla regia, perché ci siamo sentiti prima e so quanto gli è costato mettere insieme il servizio d'apertura, perché è stato un servizio molto bello, molto duro e toccante, e per lui non è stato semplice, quindi ringraziamolo, direi. Assolutamente. Anche grazie. Questo. Buona serata.